Una iniziativa quanto mai opportuna ed utile in un contesto sociale che per alcuni aspetti nasconde insidie e pericoli per le persone indifese, soprattutto anziani. Ci riferiamo al convegno dibattito Truffe e raggiri alle persone anziane che si è tenuto oggi ad Avezzano nella sede della comunità montagna marsicana in via Montevelino, organizzato dal sindacato CISL Pensionati e dal coordinamento donne dello stesso sindacato. Hanno partecipato in qualità di oratori il capitano dei carabinieri Enrico Valeri, comandante della compagnia di Avezzano, Fabrizio Amatilli, assessore comunale a welfare e cultura del comune di Avezzano, Angelo Gallese, psichiatra e responsabile del centro salute mentale di Avezzano, Luigi Pietro Simone, segretario generale funzione pubblica CISL Abruzzo Molise, Paolo San Germano, segretario interregionale USI CISL Abruzzo Molise e Mario Gatti, coordinatore territoriale CISL Pensionati Avezzano. Al convegno dibattito hanno partecipato tanti pensionati che hanno avuto la possibilità di capire in maniera più approfondita le tematiche legate ai tentativi di truffa che troppo spesso vengono messi in atto da personaggi squallidi che approfittano dello stato di disagio delle persone sole e indifese che potrebbero causare conseguenze anche irreparabili. Un tema veramente attuale che le forze dell'ordine stanno affrontando con una massiccia campagna di informazione per cercare di sensibilizzare le persone a rischio, ma anche lavorando per individuare e colpire i responsabili. Nel corso dell'incontro, il capitano dei carabinieri Enrico Valeri ha posto l'accento in particolare alla campagna di sensibilizzazione che l'arma sta portando avanti con consigli preziosi e con suggerimenti per evitare raggiri. In questo contesto, utile anche l'iniziativa del sindacato CISL Pensionato che quotidianamente è a contatto con le persone meno difese. Ora l'intervista è con Mario Gatti, coordinatore pensionati di Avezzano, Antonio Tatone, segretario territoriale Abruzzo Molise Pensionati, Paolo San Germano, segretario interregionale USI CISL Abruzzo Molise ed Angelo Gallese, psichiatra. Mario Gatti, coordinatore pensionati CISL Marsica. Un'iniziativa quanto mai opportuna in quanto negli ultimi tempi gli anziani sono al centro dell'attenzione dei malintenzionati. Certamente, questa era in programma di fare questo tipo di convegno già da un po' di tempo. Io credo che in questo momento la cosa diventi opportuna anche perché ultimamente si sono inventati altre forme di raggiri, come anche con il terremoto. Adesso vengono persone in casa dicendo: dai, dobbiamo verificare se la stabilità dell'edificio è un modo per entrare e per dare truffe e raggiri alle persone. Qui a livello locale voi cercate anche voi di sensibilizzare i pensionati che frequentano il vostro sindacato? Sicuramente questo è fatto per i nostri pensionati, ma è aperto a tutti. È un impegno dell'FNP CISL Pensionati di dare un contributo ai nostri associati, onde evitare di essere truffati, Un chiaramente. sindacato che non guarda solo all'aspetto puramente che riguarda proprio le questioni sociali, però questo qui mi sembra importantissimo, salvaguardare le persone che a volte rischiano anche la vita. Chiaramente sì, ma non è solo quello, oltre a rischiare la vita e magari perdere del denaro, dei gioielli, eccetera, c'è anche un risvolto psicologico di questa cosa, perché chi è oggetto di queste truffe ha anche poi risvolti psicologici, soprattutto anche perché non lo vuole denunciare chi è oggetto di questa Ha paura. cosa, cioè, ha paura di denunciarlo, che questo è ancora peggio della cosa. E quindi voi cercate di sensibilizzare e Sì, questo convegno rientra in questo contesto. rientra in questo contesto di sensibilizzare chiaramente i nostri associati affinché denuncino questa cosa, anche perché noi come pensionati, come associazione pensionati, il nostro sindacato ha anche una forma di assicurazione in queste situazioni. Noi rimborsiamo una piccola somma quando succedono queste cose, una piccola somma che arriva fino a 250 euro per furti vari, furti dei documenti, per rifare i documenti, eccetera, furti di oro. Un sostegno importante. È un piccolo sostegno, però è un sostegno.
Poi San Germano non ha nulla a che fare fortunatamente con i pensionati, però insomma sei responsabile a livello Abruzzo e Molise della CISL sindacato. Questa iniziativa mi sembra che nel contesto delle vostre iniziative è importante. Sicuramente sì, intanto per fortuna no, non pensionato, in altri tempi sarei stato un pensionato alla mia età, per cui sì, è un'iniziativa molto importante perché in un momento di disagio sociale come quello che stiamo vivendo, diciamo che i pensionati rappresentano forse un po' l'anello debole insieme ai giovani dell'attuale contesto sociale. E loro sono purtroppo vittime di una serie di attenzioni particolari che vengono fuori da un mondo della criminalità organizzata e non, che è sempre molto avanti rispetto anche a tutte le forme di tutele che si vogliono mettere in piedi. Quindi indubbiamente oggi questo è un momento importante per tentare di dare alcune direttive sul come comportarsi in un contesto come quello che stiamo vivendo. Lasciamo da parte, anche se oggi la giornata è dedicata ai pensionati, ma giusto un excursus per quanto riguarda attività legate al lavoro. Spesso firmi dei documenti che sono allarmanti per quanto riguarda l'occupazione a livello regionale. Ci sono margini per di speranza? Ma diciamo che ormai le politiche nazionali e transnazionali hanno incidenza su tutte le regioni. Oggi la regione non ha gli strumenti per rilanciare autonomamente le proprie politiche in materia di attività produttive e di lavoro. È evidente quindi che un cambio di inversione a livello nazionale con delle scelte tipo quella che si sta facendo su Industria 4.0 e anche l'accordo che abbiamo fatto sulle pensioni in qualche maniera potrebbe essere uno strumento di rilancio. È evidente che però bisogna fare di più. Preparati ad essere pensionato. Io ci provo. Da Paolo San Germano, che ha detto sì, non vuole avere nulla a che fare ancora con i pensionati, siamo invece con Antonio Tatori, che è il segretario interregionale Abruzzo Molise, proprio del sindacato CISL Pensionati. Dicevo con gli altri che questa iniziativa è quanto mai opportuna perché negli ultimi tempi le persone malintenzionate hanno preso proprio di mira le persone meno protette, più indifese. È proprio così, perché in effetti quello di oggi è molto importante, quello che si sta facendo qui ad Avezzano, perché nella stragrande maggioranza dei casi i pensionati, gli anziani in generale rimangono vittime di queste situazioni, di queste condizioni, di questi delinquenti, mascalzoni, non so come chiamarli, perché uno che approfitta di una persona anziana è come uno che approfitta di un bambino e quindi è una cosa gravissima. Quindi dicevo che la cosa più importante è proprio questo che si sta facendo oggi, l'informazione di come ci si può difendere, delle cose che si possono fare per evitare che queste cose accadano. Per fortuna avete anche il sostegno delle forze dell'ordine, non a caso i carabinieri ma anche le altre forze dell'ordine hanno avviato una campagna di sensibilizzazione. A loro va tutta la nostra riconoscenza. Io amo, contrariamente a quanto a volte sono anche bistrattate le nostre forze dell'ordine, ma io li reputo degli angeli. Ecco. No, sono sempre presenti sul territorio, ma soprattutto ecco, i carabinieri soprattutto hanno proprio una campagna di sensibilizzazione con dei volantini. Sì, loro diciamo che ci stanno accompagnando in questo percorso che, mi ripeto un attimo. Purtroppo quello che manca è proprio la campagna, questa campagna che stanno facendo l'arma dei carabinieri, di sensibilizzazione e di informazione. Ecco. Qualcuno mi ha detto che non sempre i pensionati che vengono raggirati o truffati denunciano, è così? Questo, forse perché hanno anche paura? Ma sì, un po', però in generale non hanno le informazioni giuste, ecco, e quello di oggi è proprio serve proprio a questo. Perché poi i truffatori ogni giorno se ne inventano uno, sfruttando addirittura adesso il terremoto.
Vabbè, questi sono, non so come definirli, ma inventarsi queste cose contro persone che hanno subito una cosa del genere è assurdo. Queste persone, non so, ecco, che ci pensi il Signore, lo ha detto anche Papa, il nostro Papa Francesco, che queste persone non vanno bene. Il dottor Angelo Gallese, psichiatra molto noto della ASL, tra una relazione, credo che tratterà soprattutto l'aspetto psicologico delle persone che vengono truffate, che poi sono quelle anziane. Sì, a me è stato dato il compito di trattare questo argomento, è un tema complesso, molto attuale ma complesso, e dal punto di vista mio, diciamo, dal punto di vista della mia professione, possiamo dire sicuramente che l'anziano che già è esposto per l'età ad una serie di privazioni, pensiamo per esempio all'autonomia del corpo, anche alle carenze affettive, quindi è una persona fragile di per sé, perché la fragilità sua è legata a una fragilità affettiva, corporea, sociale, economica, e l'isolamento spesso che ne deriva per la perdita, pensiamo per esempio ai lutti, eccetera, è esposta ovviamente a una serie di disturbi diciamo di tipo psichiatrico, per esempio disturbi depressivi reattivi ai raggi, alle truffe, disturbi d'ansia, e spesso l'anziano non piange quanto è depresso come l'adulto, ma tende soprattutto a lamentarsi di problematiche somatiche, parla con il corpo, quindi è una depressione più vissuta nel corpo che nell'animo. Possono esserci delle problematiche di natura ossessiva, per esempio la ruminazione del pensiero sugli aspetti legati all'episodio della truffa, i ricordi spiacevoli, i disturbi del sonno, e che porta ovviamente a una sorta di frustrazione psicologica del... Una situazione veramente drammatica per questa persona. Beh, diciamo che espone l'anziano ad un aumentato rischio psicopatologico, perché aumenta la vulnerabilità psicopatologica, e quindi diciamo queste situazioni aprono lo scenario a vere e proprie diagnosi cliniche che vanno curate, riconosciute e curate in maniera adeguata sicuramente. Circa 8.000 pernottamenti in più rispetto alle medie del periodo, con 24.000 presenze nelle strutture ricettive e 60.000 gli eventi organizzati su tutto il territorio regionale. È positivo il bilancio di Abruzzo Open Day Winter, finanziata dalla Regione Abruzzo per inaugurare un nuovo percorso nelle strategie di sviluppo turistico. I dati sono stati illustrati questa mattina a Pescara dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, dal Direttore generale della Regione Cristina Gerardis, dal Dirigente del Servizio Politiche Turistiche Francesco Di Filippo e da Claudio Ucci, rappresentante delle DMC abruzzesi, cioè delle Destination Management Company. I tesori dell'Abruzzo, ha puntualizzato D'Alfonso, vanno svelati, accesi, illuminati e legati in una storia e in una sorta di processo a quelle qualità che la nostra regione racchiude in sé. La grande forza di iniziative come Open Day sta nella mobilitazione che ha coinvolto la comunità in un patto tra istituzioni pubbliche ed imprese private. Sull'importanza di fare sistema in modo concreto e reale, come in questa occasione, si sono soffermati anche Di Filippo e Ucci, mentre la Gerardis ha sottolineato come l'evento abbia risentito naturalmente degli effetti del terremoto, riuscendo comunque a centrare gli obiettivi che erano stati posti alla vigilia. Questa esperienza è servita anche a verificare ciò che va migliorato e completato ed implementato, come il portale che deve essere ulteriormente promosso, visto che rappresenta uno degli assi centrali su cui calibrare i prossimi interventi in una proposta attiva e dinamica. La macchina organizzativa di Open Day non si ferma con l'iniziativa appena conclusa. La campagna sui social network continua e attraverso il portale web saranno veicolate altre iniziative collaterali come il Capodanno in Abruzzo. Nel frattempo, già il prossimo gennaio, saranno pubblicati gli avvisi per presentare le proposte da inserire nell'Open Day Summer. A margine della presentazione dei dati, il Presidente D'Alfonso ha annunciato l'idea di utilizzare le tratte autostradali abruzzesi, su cui transitano ogni anno 25.000
25 milioni di persone per una nuova campagna promozionale del territorio che non riguardi solo le bellezze paesaggistiche ed artistiche, ma anche gli eventi e le curiosità che riguardano la regione. A riguardo abbiamo un'intervista con il direttore generale della regione, Cristina Gerardis. Tempo di bilanci per Abruzzo Open Day Winter 2016, la prima esperienza del genere nella nostra regione che la scorsa settimana appunto ha portato in Abruzzo moltissimi visitatori che hanno seguito le decine di manifestazioni che erano organizzate su tutto il territorio. Oggi dicevamo tempo di bilanci, siamo col direttore generale della regione Cristina Gerardis, è andata bene? Sì, siamo soddisfatti, è una banalità dire nonostante gli eventi non certo favorevoli di questi giorni anche sul territorio abruzzese che hanno creato un clima non favorevole a un evento turistico e quindi all'arrivo di viaggiatori, proprio per questo siamo soddisfatti perché nonostante gli eventi il numero zero di Abruzzo Open Day ha avuto comunque dei numeri veramente soddisfacenti sia dal punto di vista degli accessi sul web, perché chiaramente abbiamo un controllo, abbiamo verificato quali sono stati gli accessi sul web, che dal punto di vista delle presenze sul territorio e della partecipazione agli eventi. Gli eventi sono stati soprattutto ciò che ha attratto di più i visitatori. Stiamo anche verificando su quali aspetti possiamo limare, perché essendo il numero zero vogliamo migliorare naturalmente, e sicuramente un aspetto su cui lavorare è quello del Booking, la piattaforma di Booking. Dobbiamo comunicarla meglio e coinvolgere maggiormente anche gli operatori in modo tale che si invitino i viaggiatori a prenotare lì, perché molte presenze ancora non le abbiamo come riscontro statistico, perché i visitatori sono arrivati per altri mezzi, non attraverso la nostra piattaforma Booking. Comunque abbiamo avuto, leggo perché me li hanno appena mandati, circa 24.000 presenze sul territorio abruzzese con 8.000 arrivi. Abbiamo avuto degli eventi come per esempio il convegno degli speleologi, quindi anche una cosa un po' particolare, non totalmente popolare, che ha avuto addirittura 3.600 presenze, e abbiamo un primo dato di presenze agli eventi di 60.000 persone complessive. Quindi direi che siamo soddisfatti, ma che siamo impegnati da oggi a migliorare quello che abbiamo visto non funzionare perfettamente. Auspichiamo che anche questo periodo così negativo e sfavorevole si possa terminare. Ecco. Qualche anno fa questa azienda era arrivata ad occupare anche 140 dipendenti, parliamo della Santa Croce di Canistro. I fasti vissuti ai tempi della pubblicità con Pippo Baudo e poi il declino, fino alla chiusura quasi totale. Ora ci lavorano, si fa per dire, una quindicina di persone, un giorno sì, un giorno no. E i lavoratori sono in sciopero ormai da una decina di giorni. Qui siamo sulla strada che porta all'ingresso dello stabilimento, ci sono diversi operai che ormai vedono sempre più lontano il loro posto di lavoro. Siamo con Angelo Lori della RSU e con Ugo Buffone, che è assessore comunale alle attività produttive. Allora Angelo, qual è la situazione oggi dopo 10 giorni di sciopero? Allora, dopo 10 giorni di sciopero e dei tentativi fatti in regione davanti all'assessore Lolli, dove sembrava che si poteva arrivare a una definizione, diciamo, bonaria della situazione, ma c'era una sorta di accordo fatto con Colella, dove si dovevano rispettare dei pagamenti, ma poi alla fine è saltato tutto quanto e anche la regione si è irrigidita al punto che sta portando tutti i documenti in procura e vedere poi quello che sarà il seguito. Ugo Buffone, allora tu hai fatto il sindacalista per tanti anni, quindi nessuno più di te può parlare con cognizione di causa su situazioni del genere. Adesso sei anche assessore comunale a questo specifico settore. Allora, la posizione del comune e la posizione del sindacalista Buffone. Ma intanto lasciami esprimere la soddisfazione per l'impegno che questi ragazzi questi giorni stanno mettendo nel fare questo sciopero.
che è uno sciopero molto complesso perché abbiamo di fronte una persona, un responsabile, un modo di dire un imprenditore, che usa sempre i soliti giochi di parole e dove le sue parole sono esclusivamente basate sulla denuncia, sul ricatto continuo, e quindi questa è una dimostrazione che il paese è stufo, che i ragazzi sono stufi dopo 7 anni, dopo 8 anni di gestione così violenta che è stata fatta verso di loro. Consideri, l'hai detto bene tu all'inizio, che lavorano 15 persone anche con comportamenti all'interno delle aziende che sono sinceramente vergognosi. Persone che vengono a lavorare e dopo un'ora vengono mandati via perché si è rotta in quel momento una macchina. E questo fatto veramente ci è dispiaciuto, ci ha offesi. È un paese preoccupato, è un paese che ha l'acqua migliore, come dice l'assessore Rolli, d'Italia, e come lo diciamo tutti noi, con uno stabilimento bellissimo, ma è uno stabilimento che lavora con una produttività al minimo. E quindi questa è la sfida di oggi, è una sfida basata sul rispetto del territorio, sul paese. È una sfida che noi abbiamo portato avanti collaborando con la Regione, un bando che non permettesse allo stesso imprenditore di poter fare ricorsi. Quindi è stato un lavoro molto certosino, preparato con cura dai dirigenti della Regione, dal vicepresidente Loli, dal sindaco di Canistro, dall'assessore. Per quello che sono state le mie competenze ho cercato in tutti i modi di trovare soluzioni nella preparazione del bando, perché su richiesta stessa della Regione il datore di lavoro era chiamato a dare delle risposte riguardo la situazione attuale, il problema del via, la situazione del territorio, e quindi lui era chiamato a rispondere a queste cose. Non l'ha fatto il Comune, con un lavoro sinceramente molto attento e molto delicato. Oggi stiamo qui, abbiamo restabilito quella che è la concessione della sorgente, quindi... Ecco, per la concessione però, Ugo, permettimi di sottolineare una cosa. Questa è una storia che va avanti da 3 anni, concessione scaduta da tantissimo tempo. La Regione in tutto questo tempo che cosa ha fatto? È stata a guardare? E Colella ovviamente ne ha approfittato, no? Allora, nel momento che siamo entrati noi in Comune 3 mesi fa, abbiamo fatto quindi una ricerca di quello che era successo. La concessione è scaduta ad ottobre, 3 ottobre 2014. Come di prassi, è stato dato 6 mesi di proroga all'azienda. Passati quei 6 mesi ce ne sono stati dati altri 6 mesi. In quei secondi 6 mesi è stato fatto un bando preparato dalla Regione dove non è stato chiamato il Comune di Canistro, e come prevede così la legge. Il Comune di Canistro, il sindaco di allora, il dottor Antonio Di Paolo, ha fatto delle lettere al dirigente di allora della Regione e all'assessore competente, dicendo: guardate che se continuate e fate e preparate questo bando, il Comune di Canistro farà ricorso perché non è stato chiamato. Noi dobbiamo partecipare al bando, alla stesura del bando, e vogliamo partecipare con i nostri tecnici e con i nostri avvocati. È quello che è stato fatto in questo bando. Sono andati avanti e nel giro di 3 mesi Colella ha avuto il proprietario della Santa Croce ha avuto la concessione. È partito subito il ricorso del Comune di Canistro per vizio di forma, nel senso non è stato preparato il via. Da questo punto è stato fatto ricorso al TAR. Il TAR ha dato ragione al Comune di Canistro e ha bloccato il bando. La Regione non ha fatto ricorso contro il Comune, perché la Regione era proprietaria della concessione che ha preparato il bando, ma è andata a verificare con più attenzione che cosa era successo e ha riscontrato che mancava il DURC, cioè l'azienda non aveva il documento unico di regolarizzazione a posto. Contestualmente ha fatto ricorso anche la Regione. Sì, però questa Ugo è tanta burocrazia, cioè possiamo rifare la cronistoria di tutto quello che è stato. Angelo, però a questo punto che cosa pensate di ottenere e quando pensate e come di venirne fuori, se ne verrà fuori da una situazione del genere?
Ma noi praticamente aspettiamo, ecco, il nuovo bando. Il nuovo bando è uscito la settimana scorsa e dovrebbero aprire le buste intorno alla metà di dicembre, e da lì si vedrà chi sarà il nuovo concessionario e con lui speriamo di ragionare. Purtroppo noi ci troviamo in questa situazione con una parte economica forte, grossa parte economica che dobbiamo ricevere, uno stabilimento praticamente chiuso perché la procura ha sigillato i rubinetti e comunque non potrebbe imbottigliare. Siamo qui in attesa di avere le nostre cose e di capire qual è il nostro futuro. 75 dipendenti messi in mobilità, una mobilità che scadrà il 23 novembre, e a questo punto ci devono dire chi, cosa, come fare fronte a tutti questi avvenimenti che sono, ecco, li stanno per arrivare. Nello stabilimento Cristiano Iodice qualcuno lavora, qualcuno di Canistro lavora, la maggior parte no. Ecco, allora la vostra posizione nei confronti di chi comunque quella soglia, la varca, quel cancello lo passa e va a lavorare? Ma inizialmente io mi associo a quello che ha detto il collega, di tutte le cose che abbiamo richiesto. Al momento attuale possiamo dire che nessuno vuole oltrepassare questo cancello. Siamo in gran parte quasi tutti d'accordo, perché ci sono dei diritti che ci sono venuti meno e stiamo cercando di lottarle. Il paradosso di questa tutta vicenda, bisogna dire che sono 8 anni che andiamo in giro, perché un imprenditore che ha 50 litri al secondo, che può fare 1 miliardo di bottiglie, che nessuno glielo chiede, vuole lavorare con 15 persone, quando con 300 milioni di bottiglie, cosa che la Santa Croce lo potrebbe fare proprio, diciamo, in maniera proprio, diciamo, senza sforzo, risolverebbe il problema di tutti quanti, perché noi comunque siamo 60 persone, non è che siamo 300, quindi ci dovrebbe essere una parte di impegno un po' da tutte le parti. Noi da qui non ci muoviamo, perché ormai i diritti vengono salvaguardati, specie quando poi qualcuno te li vuole sottrarre. Incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma. Entrata in esercizio di nuovi convogli, aumento degli standard di puntualità e soprattutto collegamenti più veloci, in particolare con la capitale. È quanto prevede il nuovo contratto di servizio tra Regione Abruzzo e Trenitalia, firmato questa mattina all'Aquila dal Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e da Orazio Iacono, Direttore della Divisione Passeggeri Regionali di Trenitalia, alla presenza, tra gli altri, del Consigliere Regionale con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro, del Capo Dipartimento Maria Antonietta Picardi e del Direttore Regionale di Trenitalia Marco Trotta. Il nostro servizio, il nostro obiettivo, ha commentato il Presidente D'Alfonso, è ridurre i tempi di percorrenza per ogni dove che ha importanza, a partire da quella miniera di relazioni che è Roma e da quella straordinaria opportunità relazionale che è Bologna e poi anche Bari. Dobbiamo aumentare la velocità, ridurre i tempi, migliorare i mezzi di trasporto e quindi la qualità della vita dei pendolari e fare in modo che ci sia una capacità di misurazione delle performance. Un obiettivo sfidante e raggiungibile nel breve periodo. Una svolta epocale. Il valore complessivo del nuovo contratto è pari a 571 milioni di euro, valido fino al 2023. Per un investimento economico in autofinanziamento di 27,4 milioni di euro, finalizzato all'acquisto di 5 nuovi treni, in particolare un elettrotreno jazz a 4 casse, consegna prevista nel 2017, e 4 elettrotreni di nuova generazione, consegne previste dal 2020 al 2022. La progressiva entrata in esercizio di questi 5 nuovi convogli su gomma ai 4 jet elettrici in servizio dal dicembre 2014 e dai 4 swing diesel operativi da gennaio 2016. In particolare, il nuovo programma si caratterizza per uno sviluppo della integrazione con gli altri vettori regionali di trasporto, principalmente la TUA, per un nuovo orario cadenzato sulla linea adriatica e per la introduzione di collegamenti veloci tra Pescara e la capitale e tra Avezzano e Roma.
Il modello di esercizio individua inoltre in Pescara Centrale il nodo di interscambio per i principali collegamenti ferroviari e per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana. Sono previste anche specifiche agevolazioni per favorire la mobilità sul territorio e per i residenti delle aree interne, la gratuità per il trasporto delle bici in treno ed agevolazioni tariffarie per gli studenti. La Regione Abruzzo corrisponderà a Trenitalia con rispettivi medi per 50 milioni di euro all'anno a fronte di una produzione annuale di 4,1 milioni di treni chilometri. Ulteriori benefici sono attesi dal nuovo modello di esercizio. Ora le interviste. Oggi firma del nuovo contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Abruzzo. Come migliora il trasporto su ferro nella regione? Stiamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che spero porti una rivoluzione delle abitudini anche degli abruzzesi nella partita del trasporto pubblico locale. Tre sono i versanti su cui ci siamo mossi. Il primo, quello degli investimenti, nuovi treni e rimodernizzazioni degli attuali, tutti a totale carico di Trenitalia, mentre prima c'era un sacrificio economico che vedeva il 50% sostenere questi costi da parte della Regione. Seconda, velocizzazione del traffico ferroviario per le direttrici più importanti, per esempio per Roma, si arriverà a Roma in 3 ore e 22 minuti e a Roma Termini e non a Roma Tiburtina, quindi al centro di Roma. Terza grande questione, il cadenzamento. Alle stazioni ci sarà modo di avere un treno ogni mezz'ora, ogni 20 minuti in alcuni casi, in modo tale che il trasporto pubblico locale può portare i cittadini alle stazioni e le stazioni si trasformano, i treni si trasformano in metropolitana di superficie. Questa è la grande innovazione che abbiamo introdotto col nuovo contratto con Trenitalia. Ecco, queste novità da quando? Con il nuovo orario che praticamente scatterà a fine novembre c'è questo nuovo meccanismo. Dentro questo meccanismo c'è una parte di lavoro che svolgerà anche tua, perché il monte chilometri di trasporto pubblico locale la maggior parte sarà erogata da Trenitalia, 930.000 chilometri sarà erogata da tua. Tempi di percorrenza più brevi da quando si potranno avere? Dall'11 dicembre di quest'anno, quindi quando partirà il nuovo orario che varrà per tutto l'anno 2017, ci saranno dei collegamenti Pescara-Roma in 3 ore e 22 minuti, ripeto Roma-Termini, non Roma-Tiburtina a cui gli abruzzesi sono abituati fino ad oggi, e poi questo collegamento nuovo Pescara-Aquila con interscambio a Sulmona in 2 ore, e questo proprio per favorire la connessione tra Aquila e Pescara, che sono due realtà principali di questa regione. È un nuovo contratto tra Regione e Trenitalia per dare ai pendolari, quindi a tutti i passeggeri del trasporto regionale di questa regione, un servizio di eccellenza. Quello che noi già diamo all'alta velocità lo vogliamo dare anche ai pendolari del trasporto regionale servito da Trenitalia. È un contratto che va fino al 2023 con investimenti di 68 milioni, di cui 28, quasi 28 per nuovi treni, quindi più comfort, più qualità per i pendolari. È un contratto che definisce anche degli indicatori di qualità che diventano sempre più diciamo sfidanti ogni anno per dare qualità, per dare puntualità, per dare più pulizia quindi e più informazione a bordo dei treni. Direi che siamo quasi prossimi all'avvio dei nuovi servizi che partiranno il prossimo 11 dicembre di quest'anno, che prevedono dei collegamenti Pescara-Roma-Termini in 3 ore e 22 minuti a fronte di 4 ore e 10 di oggi. Abbiamo dei collegamenti tra Pescara ed Aquila con interscambio a Sulmona in circa 2 ore, forse anche meno, ma comunque intorno a 2 ore, quindi diventa attrattivo, quindi diventa competitivo, è un servizio su ferro tra Pescara ed Aquila con interscambio a Sulmona, e poi ci sono altri nuovi servizi che favoriranno appunto e daranno un servizio sempre più vicino a quelle che sono le esigenze dei passeggeri e dei cittadini di questa regione.